Buongiorno dal vostro meteoclimatologo Claudio Cassardo. La pillola di oggi riguarda l'andamento del mese di giugno da poco trascorso dal punto di vista del clima. In precedenza avevo sottolineato come qualunque discorso sul clima non possa prescindere dal considerare intervalli lunghi, di 30 anni o più. Per cui uno potrebbe chiedersi perché allora si va a guardare l'andamento di un singolo mese. E la risposta è che noi non andiamo a valutare il mese in sé, ma andiamo a vedere l'andamento complessivo di quel mese, osservando dove si colloca e considerando anche i mesi di giugno degli anni precedenti, per esempio del trentennio precedente. Lo facciamo a livello del globo terrestre, ma anche di territori più ristretti, quali per esempio l'Europa oppure l'Italia. E soprattutto andiamo a valutare le anomalie termiche rispetto al trentennio climatico di riferimento. Iniziamo quindi con esaminare l'andamento della temperatura superficiale dell'aria e andiamo a farlo usando i dati Copernicus, che sono appena usciti, ma anche usando i soliti dati grezzi sui punti griglia offerti da ENCAR, il centro di ricerca americano, che sono disponibili praticamente in tempo quasi reale, e anzi sono quei dati che consentono di poter tracciare delle mappe di anomalie di temperature di tante altre grandezze meteo con pochi clic. A livello globale, le temperature del mese scorso sono state di 0,53 gradi superiori rispetto alla media di giugno del trentennio 1981-2010, cioè quello più recente. Hanno sfiorato il record del mese di giugno più caldo da quando si effettuano le misure, soltanto un centesimo di grado di differenza, e hanno battuto di un decimo di grado il giugno del 2016, che adesso è scivolato in terza posizione. La zona del mondo che ha evidenziato la maggiore anomalia termica è stata l'Artico, e in particolare la Siberia settentrionale, dove si sono registrati dei valori senza precedenti. L'Europa invece mostra una figura a due facce, con uno schema che è opposto a quello di maggio, associato a un cambiamento completo nella prevalente circolazione atmosferica. Infatti in Europa si sono registrate temperature molto superiori alla media a nord e valori invece sotto media a sud. Ma nonostante questi ultimi valori, nel complesso anche in Europa questo giugno 2020 è risultato il secondo giugno più caldo della serie. Tra le zone europee più calde rispetto alle medie ci sono sicuramente la Scandinavia e gran parte dell'Europa orientale. Sono le zone sulle quali si sono avute condizioni prevalentemente anticicloniche. Invece Russia orientale e anche Siberia occidentale, che non è Europa ma è limitrofa, sono risultate più fresche della media. Questo contrariamente a quanto era avvenuto nelle scorse stagioni inverno e primavera. Nel resto del mondo si segnalano altre zone con vistose anomalie calde, per esempio tra gli Stati Uniti centrali, il Canada meridionale, anche il Canada nordorientale, poi in gran parte dell'Africa, del Medio Oriente, della Cina, del Sud America e anche dell'Australia. Anomalie invece fredde presenti sull'India a livello di terraferma. Per quanto riguarda l'Antartide, a differenza del Polo Nord, l'Antartide ha mostrato una variabilità geografica che è caratteristica dell'inverno, con varie anomalie lievi e oscillanti intorno a 0 gradi. Per quanto riguarda invece gli oceani, si sono registrati alcuni valori leggermente inferiori alla media intorno all'Antartide e lungo il Pacifico equatoriale orientale. Questo a causa di una fase negativa, chiamata La Niña, del fenomeno El Niño. Ma globalmente i valori sono risultati superiori alla media del 1981-2010, anche per quanto riguarda gli oceani.
Come avevamo fatto il mese scorso, risulta comunque interessante analizzare le temperature medie nel periodo dei 12 mesi precedenti, cioè da luglio 2019 a giugno 2020. Queste medie sono risultate ancora ben al di sopra della media 1981-2010 su gran parte della Siberia e dell'Oceano Artico settentrionale, poi anche a nord dell'Alaska, su alcune parti dell'Antartide occidentale. Sopra media sono risultate praticamente in tutta Europa e sulla maggior parte delle altre aree di terraferma e oceano. Sotto la media sono solo risultate in alcune zone come il Canada centrale e l'India settentrionale e alcune aree oceaniche, prevalentemente nell'emisfero australe. Globalmente, questi ultimi 12 mesi, ripeto, da luglio 2019 a giugno 2020, sono stati più caldi di 0,65 gradi rispetto alla media del 1981-2010 e hanno praticamente uguagliato i periodi di 12 mesi che terminavano tra maggio 2020 e settembre 2016, che risultano i due periodi di 12 mesi più caldi di tutta la serie. Hanno anche battuto di poco l'anno 2016, da gennaio a dicembre, che è invece l'anno più caldo mai registrato. Per posizionarci rispetto all'accordo di Parigi, occorre aggiungere i valori sopra citati circa 0,63 gradi, questo per riferirci al periodo preindustriale, che è il periodo di base per l'accordo di Parigi. Quindi l'anomalia risulta di 1,3 gradi circa rispetto al periodo preindustriale e quindi è molto vicina al limite di 1,5 gradi che è stato identificato dall'IPCC ed è stato anche segnalato nell'accordo di Parigi come la soglia ragionevole per evitare impatti troppo pesanti sugli ecosistemi e la situazione socio-economica relativa agli esseri umani. Anche se i numeri diffusi da altri centri di studi internazionali sul clima sono lievemente diversi da quelli di Copernicus che vi ho appena elencato, tuttavia tutti i centri sul clima concordano sul ratio di incremento della temperatura media globale, che negli ultimi decenni è risultata di circa 0,2 gradi per decennio a partire dalla fine del 1970. E sul periodo prolungato con temperature superiori alla media dal 2002 in poi. Per quanto riguarda la nostra penisola, invece, vale un discorso abbastanza diverso. L'Italia è stata inglobata per gran parte all'interno dell'anomalia fresca che ha interessato la penisola iberica, la Francia, il Mediterraneo centrale e la Grecia. Proprio la Grecia è la nazione che ha visto l'anomalia minore, inferiore di un grado rispetto alla media del 1981-2010. In Italia le due isole e il Lazio hanno fatto registrare valori sopra le medie, di pochissimo, mentre le altre regioni sono state lievemente più fresche della media. L'anomalia più fredda, inferiore a meno 0,5 gradi, ha riguardato praticamente il nord-ovest e le coste ioniche pugliesi. Questa situazione si è venuta a creare a seguito di valori barici inferiori alla norma, in quota, in una fascia di territorio compresa tra il Galles e la Grecia, ed è stata quindi in netto contrasto con l'anomalia molto positiva presente invece tra Scandinavia e Russia. La configurazione del geopotenziale in quota ha permesso, nel mese di giugno e in particolare nei suoi primi 20 giorni, diverse incursioni di saccature alimentate da aria polare e talora anche artica fino alle basse latitudini del Mediterraneo, con l'effetto di esasperare le condizioni di instabilità dell'aria, dando origine a molti episodi con rovesci, con grandine e fenomeni di vento forte di tipo lineare, cioè downburst, o più raramente di tipo tornadico, e questo praticamente su quasi tutto il territorio nazionale. In conclusione, una nota: l'Italia,
con i suoi circa 302.000 km quadrati, a fronte dei 510 milioni di km quadrati della superficie di tutta la Terra, rappresenta circa lo 0,06% della superficie terrestre. Il fatto che giugno sia risultato mediamente fresco e lievemente sotto le medie del trentennio 1981-2010 non incide però sul fatto che il riscaldamento globale continui imperterrito. E infatti questo è confermato, se mai ve ne fosse bisogno, dai valori dell'anomalia media globale. Valori che continuano a essere alti, e questo nonostante a giugno la fase La Niña abbia contribuito a un lieve raffreddamento delle acque del Pacifico tropicale. Siamo arrivati ormai a soli 0,2 gradi di distanza dalla soglia del grado e mezzo di incremento rispetto ai valori termici preindustriali, un valore che, ahimè, è troppo vicino per poter sperare di non superarlo. La prossima asticella quindi saranno i 2 gradi, che però comporteranno effetti più vistosi e invasibili. Questa soglia non dovrà essere superata. Direi che ci risentiamo alla prossima pillola. A presto e a risentirci. Thank you.